Ok, allora amici, torna il duo delle meraviglie, Capitan Ventosa e Marco Camisani, calzolari, ci svelano. È sempre lui, sembra Andrea, ma è lui. Sì, è vero, la magagna del mondo del web, vediamo. La magagna! La magagna! Ciao, amici di Strisci, mi stimano ancora, è la magagna incredibile. La crisi? C'è tanta crisi. Uno magari vorrebbe investire, ma non sa dove. Nei danari, nell'oro, nel platino, nell'alluminio, nella mirra. Non si sa. Per esempio, il mio amico Superman, che siamo così. Fortissimo. Super. Sai cosa ha fatto? Ha investito nella criptonite. E io chiamo Marco Camisani Casrari, che ce lo spiega. Si vestimento. Ma no. Marco! Ma non è criptonite. Lei la confonde con le criptovalute. Lei lo sa cosa sono le criptovalute? Criptovalute, sì, cioè bara morto, finito. Ma no, che bara morto, ma non è così. Non hanno a che fare con quello. Ha mai sentito parlare di Bitcoin? Ah sì, Bitcoin sì, sono una moneta digitale che va molto di moda. Bravo, vedo, ormai si spiega anche bene, digitale, non virtuale. Certo, e quel che hai fatto vale, quindi grazie ancora, arrivederci, spiegazione perfetta. Non è finita, non è finita, qual è il tema? Il tema non è tanto nelle criptovalute, dove lì di magagne non ce ne sono tante, ma il vero problema è il fatto che le criptovalute possono essere acquistate, oppure possono essere create da zero, minate, come si dice, come facevano i minatori, per minare. Per creare, generare criptovalute si utilizza il computer con tutta una serie di algoritmi che fanno lavorare tanto il microprocessore e che consumano un mucchio di potenza e quindi anche di energia elettrica. Ma che male c'è? Scusi, loro utilizzeranno il loro computer e noi siamo belle che a posto. E invece no, perché non basta. E allora utilizzano anche i nostri computer. E i cosa fanno? Attraverso delle vulnerabilità entrano in alcuni siti che visitiamo o nel nostro computer e lo sfruttano per generare criptovalute che poi si tengono loro. E cosa fanno esattamente? Consumano la mia energia, no? Bravo, consumano la sua energia, in realtà quella del computer, e poi diventa ovviamente potenza elettrica che costa, e quindi bisogna fare attenzione. Alcuni sintomi, per esempio, sono la ventola del computer che incomincia a girare molto forte, e quindi quando lo fa sempre, soprattutto mentre navighiamo, potrebbe essere un sintomo. Ma per controllare meglio bisogna usare il task manager, provate a cercarlo nel vostro computer, dove c'è tutto l'elenco dei vari software accesi e quanto stanno consumando in termini di potenza nel microprocessore. E noi come possiamo difenderci a questo Bravissimo. Punto? Bravissimo, ci sono dei software che aiutano proprio a difendersi da questo. La maggior parte dei buoni antivirus fa già questo naturalmente, oppure ci sono delle aggiunte, dei softwareini aggiuntivi, dei plugin in gergo, che si inseriscono e si cercano per il proprio browser, cioè il software che si utilizza per navigare in internet e che bloccano proprio questi generatori magagnosi di criptovalute. Come avete visto, la moneta è molto reale, così come il mondo digitale, per cui fate sempre attenzione, perché quel che fate vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio, vi stimo e vi incoraggio a fare molta, molta attenzione, capito? E poi Superman, la criptonite, cioè non esiste, non è che uno prende la criptonite... Apri il studio!